Credetemi, sarà con l'intelligenza, non con la forza, che noi prenderemo Troia. Lo vedete? Lo vedete il magnifico cavallo di legno costruito da Epeio? Ascoltate il mio piano. Alcuni di noi entreranno là dentro senza paura. Tutti gli altri, dopo aver bruciato gli accampamenti, lasceranno deserta la spiaggia, salpando per l'alto mare e andando a nascondersi dietro l'isola di Tenedo. I troiani dovranno credere che ce ne siamo andati davvero. Vedranno il cavallo, lo prenderanno per un omaggio al loro valore o per un dono alla dea Atena. Fidatevi di me, lo porteranno dentro le mura e sarà la loro fine. Così parlò e lo ascoltarono ed ebbero fiducia in lui. Tirarono a sorte per decidere chi sarebbe entrato nel cavallo e la sorte indicò 5 di loro: Ulisse, Menelao, Diomede, Anticlo e Neottolemo, che era figlio di Achille.